Sia lodato Gesù Cristo. C'è un proverbio popolare che dice più o meno così: se vuoi arrivare veloce, viaggia da solo. Se però vuoi arrivare lontano, cercati dei buoni compagni di viaggio. I migliori compagni di viaggio sono i nostri familiari, i membri della nostra famiglia, la famiglia nella quale siamo nati, la famiglia nella quale viviamo. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Noi non abbiamo fretta di arrivare e magari di arrivare nel posto sbagliato. Noi vogliamo arrivare lontano, vogliamo camminare nelle vie del Signore e arrivare alla meta del nostro cammino, che è il Signore stesso, che è Gesù, via, verità e vita. E nel progetto di Dio non è bene, non è buono, non è bello che l'uomo sia solo, ma l'uomo è inserito in una famiglia. Abbiamo ascoltato questa parola di Dio che dall'antica alleanza della lettura profetica fino alla nuova alleanza della lettura apostolica di San Paolo ai Colossesi, ci parla della bellezza e della necessità di santificare la vita familiare. Abbiamo ascoltato l'esempio bellissimo di Giuseppe, di come obbedisce a Dio e si prende cura della propria famiglia. E anche Maria obbedisce a Giuseppe e il bambino a modo suo, il bambino Gesù, quando aveva circa 2 anni, fugge con il padre e la madre, profugo in Egitto, e dopo non sappiamo quanto tempo, qualche anno in Egitto, ritorna e ritorna non a Betlemme, da dove veniva Giuseppe, dove aveva i suoi parenti, dove aveva già iniziato anche, reiniziato il suo lavoro di artigiano, ma ritorna in questo sperduto villaggio, sperduto e un po' anche disprezzato villaggio della Galilea di nome Nazareth. Certe volte possiamo pensare che vivere in famiglia, che convivere con gli altri, in qualche modo ci rallenti, ci appesantisca, renda meno brillante il nostro cammino, meno spedito, meno bello, ma è un inganno. Chi vuole arrivare veloce assume un atteggiamento da single, anche magari se è inserito in una famiglia, e quante persone sposate mantengono una mentalità da single. Ma chi vuole arrivare dove Dio vuole, chi vuole obbedire al progetto di Dio, che è il meglio per ciascuno di noi, pratica, vive la vita di famiglia, la bellezza e la gioia e la pace, a volte anche qualche baruffa, a volte anche qualche fatica in più, qualche pesantezza in più della vita di famiglia. E allora concludo. C'è questa espressione di San Paolo ai Colossesi che è molto bella,
e che però può essere anche intesa in senso riduzionistico. Dice così: sopportatevi a vicenda e perdonatevi gli uni gli altri se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Ecco, questo sopportatevi può essere inteso male. A me piace tradurre l'originale con supportatevi, non sopportatevi, ma supportatevi, che vuol dire aiutatevi gli uni gli altri, portate, come dice San Paolo in un'altra lettera, gli uni i pesi degli altri. Questo delle volte può essere un po' pesante, può essere un po' più faticoso, però alla lunga ci porta dove Dio vuole, ci porta alla meta, tutti insieme, in famiglia. Chiediamo alla Santa Famiglia di Gesù, di Maria e di Giuseppe, di intercedere per le nostre famiglie, per le nostre famiglie di origine, per le famiglie che conosciamo, che amiamo, per il nostro cammino di famiglia soprannaturale. Così sia.